Beh, è un po' difficile cominciare adesso perché dopo appunto stavo dicendo insomma, le dinamiche spumeggianti di Emilio De Giudice, le letture forti degli attori, una relazione sociologica deve essere una palla colossale. E quindi lo vediamo. Questa volta sono un po' più emozionato, forse perché poi quando abbiamo pensato con Luciano di per il cinquantesimo della morte di Reich di fare un incontro, mi sono poi venute fuori un po' cose della mia storia anche personale, cioè nel senso che, e anche poi vedendo De Giudice ancora di più, nel senso che io quando ero, ne stavo parlando prima con Romano Magliera, che lui sta lì, invece di venire qui, ma non importa, e del fatto che quando ero liceale sono entrato in contatto, frequentavo una sezione appunto del cosiddetto eretico Bordiga, cioè sezione di programma comunista, io ero al liceo, e in quegli anni poi ebbi modo appunto di conoscere Del Giudice, e questo fatto di questo essere napoletano mi ha preso un valore aggiunto. E poi ho avuto anche, come dire, la fortuna, prima che morisse, di andare a conoscere Bordiga a Napoli. Dico questo perché è attraverso, come dire, un po' l'analisi e lo studio del comunismo degli anni venti che sono venuto in contatto con i testi reichiani, e in particolare con due testi reichiani che appunto mi avevano molto sollecitato, che da un lato sono appunto La psicologia di massa del fascismo, e dall'altro è un opuscolo che forse si conosce meno, ma in quegli anni, attraverso questo collettivo editoriale che allora si chiamava 10-16, che avevo aiutato a mettere in piedi, ne avevamo pubblicato in italiano. Il testo di Psicologia di massa del fascismo viene pubblicato nel 1933, e diversamente da come diceva ieri De Marchi, peccato che non c'è qui, è un testo che contemporaneamente analizza l'ideologia del nazismo con un taglio molto interessante e molto attuale a mio avviso, ma contemporaneamente mette a confronto l'ideologia nazista con l'ideologia staliniana, e scrivere questo nel 1933 non era cosa da poco dentro il sistema. Come voi sapete, infatti Reich subito dopo viene espulso sia dal Partito Comunista Tedesco, a cui si è iscritto nel 27, in realtà nel 27 lui si è iscritto al Partito Comunista Austriaco, e poi nel 30 va a Berlino e si iscrive al Partito Comunista Tedesco. Viene espulso in quanto borghese, in quanto viene ritenuto che le sue posizioni siano borghesi, e viene espulso contemporaneamente a Stati Canali, cioè da due istituzioni totalizzanti che appunto vedevano in Reich un pericolo, un pericoloso sovversivo. Ecco, quindi questa cosa mi ha rimesso in gioco un po' come dire, io poi ho fatto successivamente un'analisi freudiana, ma di un freudiano che poi è diventato reichiano, quindi io potrei dire che ho fatto un'analisi sostanzialmente reichiana, se per qualcosa vale, già un po' di tempo fa ovviamente. Quindi tutto questo, come dire, poi si è riversato anche nei miei studi, o poi diciamo, poi uno non sa bene che se proprio è ancora un sociologo o meno. Detto questo, volevo prima di fare alcune riflessioni, poi eventualmente mi taglierò anche, la prima volta che metto degli appunti scritti sotto, cerco di parlare.